Allora, tu che benvenuti tra l'altro nel vostro benissimo Atlantissimo. Comunque, allora, di cosa parliamo? Parliamo di punk, e non lo specifico hardcore punk, il punk per gente dura, per gente che ce lo sa, per il tuo bestia. Comunque, il punk, l'hardcore punk cos'è? È un genere che viene fuori dalla fusione tra il punk rock, tendenze rumoristiche, il rumorismo, quindi il suono heavy metal, e il rock. L'alternative rock e rock alternativo. Anche qui in un certo senso hanno giocato un ruolo importante i grunge, qua i cosi, i Nirvana. Ma il grunge stesso deriva anche lui dall'hardcore punk, quindi non è da sottovalutare anche solo il movimento grunge. Poi, cosa vi posso dire? Vi so dire che l'hardcore punk è composto da riff veloci, dove i riff, la mia insegnante di canto mi disse che i riff sono parti strumentali all'inizio di ogni canzone, quindi le prime due o tre note all'inizio canzone è un riff, e quindi l'hardcore punk è costituito da riff molto semplici, da un suono costituito da una base umoristica e delle linee di chitarra suonate ad una velocità molto elevata, come la velocità smodata di Palestra. Quindi diciamo riff semplici e velocità smodata d'esecuzione della musica. Cantato che può essere un urlo pulito oppure uno scream. I pezzi durano pochi minuti e quindi così. Ma anche perché io voglio dire una cosa, il cantato, come anche nel metal, il cantato che può essere scream, nel metal estremo può esserci il cantato scream e growl, deve esserci per forza il doom metal o anche il thrash per avere un cantato pulito, ma il cantato è scream e growl perché la velocità d'esecuzione della musica fa sì che il rumore avanzi in una linea pulita di vocalità con sotto uno strato sonoro altamente denso, quindi non si sente. Ed è spiegato perché nel metal utilizzano prevalentemente la tecnica growl e scream. Lo stesso è nel punk, dove il cantato può essere un urlo o può essere basato sull'utilizzo dello scream, per forza di cose. Dicevo, in Nirvana, parlando di Nirvana, anche loro hanno giocato un ruolo nell'avanzata dell'hardcore punk, perché anche Kurt Cobain cantava. Il suo genere predominante era il grunge, ma praticava anche il rock alternativo, ma le linee vocali erano soprattutto degli scream, cioè in certe canzoni. Quindi. Poi però possiamo passare alla storia dell'hardcore punk, propriamente come il metal, il heavy metal, come il metal estremo e il heavy metal, è nato tra gli anni 70 e gli anni 80, e lì è continuato, quindi. Gruppi hardcore punk erano formati da musicisti che non solo erano hardcore punk, sottostavano a questo genere perché si vestivano in quella data maniera, ma anche perché cantavano in quella data maniera, certo. E l'hardcore punk è un genere di musica abrasiva che ti consuma. In genere i testi erano dedicati tutti alla sfera sociale o politica, o anche indirizzati ad un uso delle risorse economiche della città determinata. Quindi, solo che il punk ustionava i cantanti stessi, o meglio, l'hardcore punk ustionava, lesionava gli hardcore punk, tant'è che crebbe anche l'emo core e anche l'emotional hardcore e il power violence. Power violence è pure un genere estremo, molto estremo, del punk costituito da pezzi che potranno anche durare un lasso di tempo infinitesimale per la loro esecuzione rapida. Lo stesso anche nel Power Violence, la voce è urlata on screen, è lo stesso modo dell'hardcore punk. Ma diciamo ancora, propriamente, che se già nelle canzoni hardcore punk erano destinate ad avere una data durata, le canzoni invece, anche scream, se vogliamo, dureranno poco. Ma andremo a citare il Power Violence, che avrà una durata molto, molto piccola, molto molto piccola e ristretta. Io penso che Power Violence dureranno molto molto poco. Comunque l'hardcore punk nasce a cavallo tra gli anni 70 e 80, come anche il metal estremo e il heavy metal. E i cantanti e i musicisti hardcore punk, sì, nei loro testi trattavano di fatti politici, di risorse economiche, di socialità anche, ma lo facevano col suono dell'hardcore punk, che a lungo andare poteva essere abrasivo. Più là nel tempo nasceranno anche
pero y alto pero aunque a fin de realizó anarco aunque contigo y aunque anarquito y que apoderando aunque alto de temática más sobre todo nacional pero y aunque lo que alto pero aunque a fin de realizó straight title donde contigo y straight title sanando de punk que sanando de punk que dichiarano di non fare uso di sostanze o di alcolici dati e di dedicarsi più ad una vita di stanco salutare ed astemia. Certo, questo è quello che ci si aspetta dallo storyteller e che ci si aspetterà e come viene anche identificato. Poi, nella storia dell'hardcore anche dura fino ad oggi, certo, e soprattutto ci diamo gli anni 90 dove soprattutto gruppi hardcore punk hanno implementato sonorità molto più melodiche. Quindi in questi anni avremo l'invenzione del melodic hardcore punk, cioè gruppi hardcore punk che inseriranno quindi parti più melodiche tra una chitarra tra l'altra, inseriranno parti più melodiche anche e soprattutto per fare rendere aria al cantante ma non solo all'ascoltatore. E quindi se vogliamo ci potrà essere un distacco dall'hardcore punk naturale che era abrasivo alla fine. Un suono semplice fino alla fine di quel pezzo, che poi non era neanche un suono semplice, ma era una commistione di suoni. Nel melodic hardcore punk, noi possiamo sentire sì una base umoristica, ma intermediata anche da una parte più melodica. E questo è, ma possiamo identificare questo anche ad esempio nel Death Metal, vi sarà anche il melodic Death Metal, questo perché si va bene che la musica hardcore punk, ma anche il Death Metal sarà quello con quella ritmica, ma anche qualcosa con più respiro, mi piacerà sempre quello stile, però qualcosa con più respiro. E a questo punto giungono i vari melodic hardcore punk, melodic Death Metal, giusto perché l'orecchio non è alla fine. Noi possiamo anche pretendere di capire ogni strumento in una composizione. Hardcore punk. Allora io devo essere educato e insomma anche sì, va bene, non sono comunque riflesso. E quindi questo è l'hardcore punk e la sua storia e di come siamo giunti al lato hardcore punk. In questi anni giungono anche al fatto che io vedo, c'è meno hardcore punk, meno melodic hardcore punk, qualche nome non mi ha fregato, ma ora vedendo dovunque rap me lo sto chiedendo. Eppure se andiamo a vedere il rap deve essere proprio hardcore punk o gangster rap, hardcore pop però o gangster rap per trattare proprio temi molto al limite, se no il rap è solo parlato mezzo cantato, parlato a ritmo di musica. E così, ma infatti così semplice in nulla. Gangster rap, hardcore pop, political rap, quindi che parlerà e tratterà di fatti politici. Certo, non vi devono essere per forza questi generi, perché sennò il rap sarà un unico genere che tenterà a trattare argomentazioni poetici, sì, va bene, così. Il sole è giallo, quello mi vado a fare. Il sole è giallo, mi vado a fare per quando nei tuoi altri, molto conti. Sarà questo il rap. Chi non sopporta punk rock e l'estremizzazione hardcore punk tenderà certo ad ascoltare rap, quello perché è in voga al momento, ma poi anche perché è facile da ascoltare, facile perché non sarà così rumoroso come l'hardcore punk, ma non facile per la sua rapidità, non rapidità di chitarra, ma rapidità di esecuzione. Se quell'artista ha fatto questo discorso, se quell'artista rap o hip hop, allora praticherà anche un flow molto elevato, avrà un flow molto elevato in quella canzone, sarà io solo, ma non ci capirò niente, e perciò in una canzone rap con un cantante con un flow molto elevato devi stare sempre lì con l'orecchio teso. Musica sì, va bene, ma il rap cos'era? Era una base con un vaso, una batteria, basta. In tanti assai moderni hanno messo tanti effetti, ma tanti io sono, il rap era quello. E non è facile da udire più dell'hardcore punk o del punk rock. Ok. Grazie per l'ascolto. Se volete condividete, lasciate like.